custodisci la parola di Dio nel tuo cuore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Quanto è bello anche oggi iniziare il giorno con la parola di Dio, che è la nostra forza, che è la nostra gioia. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 2, dal 41 al 51. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Amen. Carissimi amici, l'episodio di oggi è straordinario. Solo Luca ne parla. Tra i sinottici è solo l'evangelista Luca che descrive questo fatto. Quando Gesù aveva 12 anni, va a Gerusalemme e inizia a discutere, a parlare della legge, della parola di Dio. Tutti sono stupiti, tutti sono meravigliati. Accade che si ferma più tempo senza dire nulla ai genitori. Questo fatto preoccupa i genitori. Ma Gesù dice: «Perché mi cercavate? Perché vi preoccupavate di me? Io devo occuparmi delle cose del Padre mio». Ecco, così accade spesso nella nostra vita. Noi ci preoccupiamo di tanti fatti, ci preoccupiamo di tante situazioni che avvengono, disagi, problemi nuovi, come risolverli, come uscirne fuori. Maria ci dà la chiave, la via, la direzione per uscire da questi problemi. È scritto: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Come ha affrontato questa situazione? Come ha affrontato il disagio, l'incomprensione anche nei confronti di Gesù? Maria aveva ricevuto certamente una rivelazione dall'angelo e altri segni nella sua vita riguardo a Gesù, ma non capiva. Però custodiva tutto questo, la promessa di Dio la custodiva nel proprio cuore, nell'attesa di vederla realizzata con i propri occhi, di vederla concreta. Quanto è importante per noi agire come lei. Cioè, quante volte noi non comprendiamo il progetto di Dio, non comprendiamo quello che stiamo vivendo, i fatti che stanno accadendo dentro di noi, attorno a noi, nel mondo. Maria ci insegna: custodisci la promessa di Dio nel tuo cuore, custodisci quella parola che quotidianamente mangi, di cui tu ti cibi come discepolo di Cristo. Custodiscila e avrai la pace nel tuo cuore e saprai che Dio è fedele, come lo è stato sempre nel passato, così lo è nel presente e lo sarà nel futuro per te e per la tua vita. Quindi, carissimi amici, invochiamo il dono dello Spirito Santo che, come Maria, ci fa aprire le braccia
accogliere il progetto di Dio, custodirlo nel nostro cuore, affinché venga, affinché il suo regno si manifesti anche oggi, nei nostri passi. Vieni Spirito Santo, noi vogliamo invocare la tua presenza nella nostra vita. Apri i nostri occhi alle meraviglie di Dio, apri il nostro cuore ad essere in attesa di essere sorpreso da Dio, meravigliato dall'amore del Padre. Spirito Santo, entra oggi in me, affinché io possa essere costante, fedele a questa parola. E malgrado le difficoltà io possa andare sempre avanti, fidandomi di Gesù e di ogni sua promessa. A te sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, carissimi amici, lo slogan è custodisci la parola di Dio nel tuo cuore. Questo è il compito di oggi e di tutti i giorni della nostra vita. Solo così custodiremo sempre la pace dentro di noi, perché in noi c'è la sua parola. Avete visto che Luca è un evangelista particolare, a differenza di Matteo e di Marco. La settimana scorsa abbiamo visto come Marco l'evangelista sia una persona speciale, Giovanni Marco, vicino a Paolo, vicino a Pietro, come abbia tradotto quando Pietro predicava ai pagani, alle persone a Roma. Ecco, la settimana prossima nel seminario online, che sempre è disponibile per l'iscrizione sul nostro sito, presenteremo il Vangelo secondo Matteo. Vedremo un altro personaggio bellissimo che ci descrive la figura di Gesù in un modo speciale. Un'altra bella notizia che vi vogliamo dare è che la prossima settimana, sabato 15 giugno, per coloro che sono in Veneto o nel Friuli Venezia Giulia, possono venire a un incontro di evangelizzazione che faremo a Cordenons, vicino a Pordenone. Un concerto di evangelizzazione con i giovani, come Shout Koinonia, canteremo, evangelizzeremo e testimoneremo che Gesù è il Signore, con una musica vivace, gioiosa, allegra e che fa sperimentare la presenza di Dio. Sabato 15 giugno dalle ore 20 presso i Padri Comboniani a Cordenons. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao.